Alla Castellina gli incontri sono infiniti, anche Eugenio Berzin. Eugenio, davvero benvenuto in Toscana, anche se insomma, per motivi personali è diventato un po' la tua terra adottiva. Direi di sì, già da un paio d'anni che sono qua spesso, perciò alla fine praticamente il weekend di allenamento in bicicletta passo qua, perché poi magari se qualcuno conosce la zona... è quello là, guarda, dietro, dove c'è parte da Carmignano, Quarata, San Baronto, vabbè, quello è San Baronto, penso che qualsiasi ciclista lo conosce, perciò alla fine. Poi faccio Vinci, Pinone, quelle zone lì, che sono belle strade, clima buona. Però, un giudizio imparziale, i vini, oltre Po o Toscana? Allora, sul vino ti posso dire una cosa. Le vini toscane sono buone rosse e sono... molto, diciamo, pregiate, più che da tavola da gustare. Il vino oltre Po è vino più da tavolo, più, diciamo, da tutti i giorni, perciò alla fine è un po' diverso come produzione di vino, capito? Se tu vuoi bere vino tutti i giorni, sicuramente è meglio oltre Po. Le vini toscani deve bere con qualche particolare occasione, perché vini già un po' più gnocchi, come si dice, non so neanche che spiegare, un po' più dure da nostre, più dolci vini, più morbidi. Bene, dopo questa lezione di enologia, allora concedi un pochino una libertà del cronista. Sono passati diversi anni, era l'anno 1994, tu avevi avuto una primavera in cui avevi rappresentato un'assoluta sorpresa vincendo anche la Liegi-Bastogliesi. Il primo maggio del 1994, un giorno triste per lo sport, morì Ayrton Senna, ma qui sul San Baronto si sfidavano campioni come Berzin e Marco Pantani al Gran Premio di Larciano, e tutti e due in salita sembravano guidassero un motociclo 50, da quanto non si alzavano, non sudavano, veramente avevano una classe immensa. Era solo l'annunciazione di una sfida infinita che si consumò in uno di quei più di quelli da annoverare come più bei giri d'Italia della storia. Sì, mi ricordo quelle corsa lì. Sì, mi ricordo, perché poi salite, sì, su San Baronto, quelle che avevamo fatto a Lanciano, quelle che erano abbastanza corte perché non potevamo esprimersi comunque, e non siamo stati noi solo, perché c'è anche Francesco Casagrande e Michele Bartoli sono stati a rotta dietro, perciò alla fine se portavamo loro in volata vincevano loro, perché sono più veloci di noi, è inutile li stiamo tanto. Poi secondo me abbiamo curato un po' uno l'altro, per quello che anche poi sbaglia, ma comunque avevamo poca possibilità di vincere, perché dopo San Baronto deve fare ancora 30 km, è molto difficile questa ripresa. Però sulla prima salita di quel Giro d'Italia del 1994, mentre in casa Carrera studiavano a chi assegnare i gradi di capitano fra Pantani e Chiappucci, Berzin non ebbe dubbi, attaccò a Campitello Matese, prese la maglia rosa e la portò fino all'arrivo. Sì, diciamo che da noi posso ringraziare Moreno Argentin, che comunque lui ha deciso già direttamente che non potevo tenere male, perché salite troppo lunghe non andate per lui, e lui ha detto: guarda, ti lascio carta bianca, prova, quelle che succedono, hai paura e basta. Io l'ho provato, alla fine l'ha preso male a terza età, poi è tenuto fino alla fine. I punti più alti, credo, delle tue prestazioni in quel Giro d'Italia, che fu davvero eccelso, perché insomma la classifica parlava da sola: primo Berzi, secondo Pantani, terzo Indurain, io credo furono anche alle cronometro, quella da Grosseto, sì, e poi la successiva al Passo del Bocco, diventato poi purtroppo una geografia triste per il Giro d'Italia, perché sulla discesa morì il povero Wouter Weylands, no? Tu la facesti al contrario, facesti una cronoscalata, e diciamo dopo quel giorno forse non perfetto del Santa Cristina e del Mortirolo, poi ti sei dell'Aprica, l'arrivo all'Aprica, quel giorno dimostrasti di essere ancora tu il leader. Sì, diciamo che l'unica tappa che rischiava di perdere veramente la maglia era stata quel giorno lì, perché è un po' sbagliata la tattica della squadra, un po' diciamo di condizione, sono ceduto, però comunque mi è ripreso, ha detto: va male come va, lo provo fino alla fondo, perché per non piangere domani, perciò alla fine mi è ripreso. Poi i fan fra un giorno nitrale, che era stata Sondrio e Stradella,
che era giorno tranquillo, no, due giorni in Italia, sono due stradelle, poi stradelle c'era Chiavari, che era due giorni tranquilli, mi sono ripreso, poi sul passo della Bocca, perché è una cronoscalata, mi sono ripreso ancora i miei secondi che l'ha perso, diciamo. Eugenio, è stato un anno particolare la stagione appena conclusa, si stanno vedendo campioni che si stanno affermando, ma campioni davvero con la C maiuscola, io parlo dei vari Evenepoel, Bernal, Van der Poel, Pogacar, davvero campioni interessanti, intravedi un Eugenio Berzin? Ma sai, non puoi paragonare ogni epoca a sua, perché alla fine è difficile dire da un anno all'altro. Sicuramente adesso c'era l'andata di colombiani, perché sono vanno molto forte anche con il Giro d'Italia, con il Tour de France, perciò prossimamente vedo sul corso tappe e loro al momento. E allora, tu però segui sempre? Sì, sì, seguo sempre televisione, seguo, Giro d'Italia partecipo, vengo a fare qualche tappa quando sono vicini, faccio girate in generale per vedere com'è, che è bella, perché è una bella, più bella corsa che esiste. E allora magari o approfittando della tua presenza in Toscana o approfittando della tua disponibilità al telefono sarai il nostro compagno di viaggio nella prossima stagione, magari con qualche consulenza che ci vorrai dare ai nostri grandi appassionati. Volentieri, volentieri, non c'è problema per quello. Grazie Eugenio. Prego.